Don Lorenzo Pernici al via una 5 giorni di eventi per celebrare la festa liturgica di Sant'Anna che nella località di Postiglione ha una matrice che unisce fede, devozione e tradizione. Ci prepariamo alla festa di Sant'Anna come ogni anno perché, ecco, è una festa sentita. E in questi anni che sono stato qui e sono qui come parroco, è cresciuta sempre di più la devozione. È una festa sentita non soltanto dal quartiere Postiglione, voglio dire, della litoranea, ma di tutta la città. E posso dire, vengono anche persone di altre città, paesi intorno per venire ad onorare con la preghiera e anche nello stare insieme. Allora anche l'evento, ecco, ludico, l'evento di gioco, dello spettacolo, della sagra, è un momento bello perché creare aggregazione, per creare, ecco, unità. Siamo in una società che ognuno pensa a se stesso. E il momento di festa è un momento per lasciare qualcosa che ci mette e ci isola, e stare insieme con gli altri e accorgersi dell'altro. Quali saranno gli appuntamenti più importanti per chi vuol prendere parte alle Sì. celebrazioni e vivere in modo intenso questo giorno e questi periodi di Noi festa? abbiamo iniziato dal 23, 24 e 25, c'è cioè il triduo di preparazione al Sant'Anna, no? Tenuto dai padri francescani, ecco, un momento di preghiera, un momento di celebrazione, un momento del canto dell'inno di Sant'Anna. Poi il giorno 26, il giorno proprio della celebrazione della festa di Sant'Anna e San Gioacchino, le messe al mattino alle 7:30, alle 9:30, alle 11:00 e a sera alle 19:30 verrà il vescovo Don Domenico Battaglia, ecco il vescovo di Napoli, che viene a confermarci nella fede, a spezzare il pane della parola e dell'Eucaristia e a fare festa con noi, a stare con noi. Poi il 27, è sabato 27, ecco dopo la messa che verrà celebrata dal novello sacerdote torrese Pasquale Dorsi. Ecco, dopo porteremo il carro trionfale in chiesa dove sistemeremo la statua di Sant'Anna con la Vergine Maria e il giorno 26, 28, che è domenica, uscirà in processione.